Dell'accessibilità del ponte di Calatrava, i disabili hanno qualche problema, ovvero il ponte non è accessibile. Il problema dei disabili è stato un problema già dall'inizio del ponte, perché il comune ha dato, disponibilità alla costruzione in mancanza naturalmente del servo meccanismo dei disabili. Durante le fasi di costruzione si sono inventati un progetto, la cosiddetta navicella, no? Navicella che naturalmente non ha nessun precedente, perché è un primo progetto, va bene, e si sono che pensavano che la cosa fosse talmente semplice a realizzare, dove che noi come costruttori invece dell'arco del ponte abbiamo già sollevato, perché per avere un servo meccanismo di quel tipo, di nuova concezione e tutto, minimo solo per avere le certificazioni o la cosiddetta omologazione, avevamo detto che minimo servivano 1 anno e mezzo, 2 anni. A fronte di queste nostre osservazioni nessuno ci ha creduto, no? Anche perché il progetto sembra quasi un progetto da Luna Park. Forse dalle nostre osservazioni, dalla realizzazione del servomeccanismo, forse dall'impatto che rendeva questa cosa, si sono reso conto che vista l'opera d'arte, questo impatto di questa navicella, è una gran schifezza. Allora si sono hanno fatto vedere alcune schemi di realizzazione di questa navicella, però la navicella già nel suo movimento, crea un problema, perché se uno si trova a Piazzale Roma e un disabile chiama la navicella, perché lei faccia il tragitto dall'altra sponda, passano esattamente 20 minuti. Se questo povero Cristo si trova scoperto, si trova e piove, questo signore si trova esattamente in possibilità di passare il ponte. Allora hanno cercato di trovare tutte le scuse di difficoltà di costruzione. Il vero problema è che loro non sono convinti del progetto, non hanno la omologazione, il costruttore di questo servomeccanismo ha bloccato i lavori perché avanza 250.000 euro dal signor Cignoni. E questo signore, che fa un fatturato di 500.000 euro, in mancanza di 250.000 euro, pensate che quello posto Cristo se può avanzare sul lavoro. Allora, di queste cose i signori del comune lo sanno benissimo. E allora è una falsità oggi a dire ai disabili: fra qualche mese metteremo il servomeccanismo. Non ci crederò. Io tante volte, in modo così superficiale, ma anche in modo così allegro, dico che il comune conviene assumere Caronte, e traghettare a sponda a destra, a sinistra, cosa che effettivamente sta facendo il comune, sta traghettando queste persone che poi si sono fregati altamente, di tutti quelli che potessero essere stati i mezzi per poter trasportarli. Per assurdo le dico, se veramente è intenzione del comune realizzare il servomeccanismo, minimo sia sulla sponda a destra che sulla sponda a sinistra ci deve essere una bottola, già fatta, di opere murarie già fatte, che oggi non esistono. Queste due bottole non ci sono. Allora vuol dire che il comune dice: ho già dato in appalto al signor Cignoni la realizzazione dell'Ovovia, ma l'Ovovia sarà solo un pretesto per pagare Cignoni, quel milione andrà in tasca a Cignoni e l'Ovovia
signori, non verrà mai realizzata, perché le opere, le infrastrutture non sono presenti oggi sul ponte. Se allora, come dice l'assessore, le opere vengono fra qualche mese, vuol dire che fra qualche mese le opere oggi dovrebbero essere già pronte. Domanda molto provocatoria: a volte non è necessario soltanto una nuova via per rendere accessibile un ponte, sì? Ci sono anche i gradini agevolati. Certo, ma purtroppo lei ha a che fare chi fa le opere d'arte e che purtroppo ha da queste esigenze, va bene, non tiene conto, va bene, proprio di queste cose. Bastava modificare l'alzata di qualche gradino, va bene, e la cosa sarebbe stata risolta, con qualche pianerottolo di riposo, va bene, che sarebbe risolto, l'impatto sarebbe stato straordinario. Ma purtroppo, ripeto, per conto mio, di come che ho visto dall'inizio che ho costruito la struttura, dei disabili, io ho sempre detto loro si sono fregati, ma altamente, e oggi continueranno a fregarsene. Io già all'inaugurazione del ponte avevo suggerito qualcuno responsabile che salvaguarda, diremo, questa categoria, di interpellarmi, perché effettivamente quando poi venivano nel Gazzettino, nel Corriere, diremo, fatto vedere l'assessore Rumiz col signor Cignoni montata sulla navicella, per me, che sono una persona molto sensibile, va bene, era una presa in giro. Ho chiamato i giornalisti, li ho fatti venire in azienda, non tanto poi per i miei interessi, perché non sono stato pagato sul ponte, ma in quanto continuavano a questa categoria prenderli in giro, va bene. Basta risalire, lei vada sullo storico del Gazzettino, lei reperisce queste foto, guardi la data e poi faccia riferimento a oggi e poi tenga conto quanto tempo è passato. Magari non che poi sia Volga, ne miso. Sì.